Ciao ragazzi, in questo video volevo parlare un attimo delle nostre amiche antenne, le antenne del futuro che non ci saranno probabilmente più, o quello che avevo appena detto qualche video fa. Io l'avevo detto un po' così, era un mio pensiero, no? In futuro le antenne paraboliche spariranno, il futuro sarà tutto in streaming, secondo me, sistemi tipo Netflix, no? C'è un video dove c'è appunto il futuro è in streaming. Notizia, anche qua poi da verificare il fondamento della notizia, ma questa è abbastanza fondata, insomma arriva proprio da Sky stessa. Sky starebbe oramai attuando un piano per soppiantare le antenne paraboliche, cioè entro un anno o due spariranno le antenne paraboliche e si andrà via streaming con il decoder dedicato che farà passare tutto o il box via streaming. Perché è nato Now TV? Perché poi questo è il futuro, è nato con Netflix e tutti i servizi oramai hanno le reti veloci, che oramai si hanno con la mobilità, il 4G, il 4,5G, il 5G futuro, le fibre ottiche. Ormai ragazzi abbiamo una stabilità in 4K che si può vedere tranquillamente in streaming senza nessun problema. Perché avere ancora delle antenne sui tetti così nel 2000, ormai nel 2018, poi nel 2028, nel 2038? Cioè, quindi anche Sky sta anticipando quello che io qualche video fa senza sapere avevo detto, che vuole togliere le antenne paraboliche. È normale, secondo me in futuro verranno tolte, e in un futuro non lontano Sky annuncia già questo, di volerle togliere per passare tutto un servizio via streaming, piano piano, graduale. Magari poi non è vero. Io ho detto, non è ancora è priva di ancora un fondamento di verità assoluta, però tenete questo video in considerazione se poi arriva la notizia, perché a me la spifferata è arrivata e sembrerebbe come pensavo che oramai, dai, la parabola a cosa serve? Tutti i canali stranieri li puoi prendere via streaming, senza problema con il digitale terrestre, senza problema ancora con l'antenna normale, che anche quella lì sparirà, perché oramai la TV la potete... Allora, YouTube è la TV del futuro, dove tutti possono avere un canale come qua e vedere tutto. La TV ti passa da qualsiasi applicazione dello smartphone, qualsiasi TV normale che ricevi col canale digitale terrestre. Se vai in streaming puoi vedere tutti i canali TV che vuoi. Cosa servono le antenne? Le antenne oramai sono cose, diciamo, oggetti che rimarranno nella storia. Rimarranno nella storia, ma verranno soppiantati per la tecnologia moderna. Certo, c'è persone più anziane che magari non sono ancora pronte a questo passaggio, ma piano piano le nuove generazioni sono più abituate a questo tipo di passaggio, a questo tipo di tecnologie nuove che stanno arrivando. Piano piano le antenne paraboliche spariranno e via dentro, tutto in streaming, anche Sky, tutti i servizi con prezzi rivisti. La concorrenza di Netflix ha fatto bene, ha fatto male ad altri. Alcuni sono in crisi, vedi Mediaset Premium rischia il fallimento, è una notizia oramai questa conclamata, ha dovuto fare pacchetti a 19 euro perché sta andando molto, molto male, a detta di quello che ho saputo, e rischia addirittura di non produrre più entro 2 anni pacchetti, ma di andare, a parte anche loro vanno già col digitale terrestre, ma vorrebbero andare in streaming anche loro, hanno ammesso che lo streaming è il futuro e che loro sono rimasti fregati dall'avvento di Netflix e della concorrenza di Sky. Quindi rischia poi di rimanere solo Sky con lo streaming e servizi nuovi che magari poi soppianteranno completamente tutte e due. Non lo so, io sono dell'avviso che le antenne anche analogiche non servono più a niente, che poi vanno col digitale terrestre. Il segnale passerà tutto, cioè con internet possiamo vedere tutta la TV che vogliamo in streaming. Non ci serve l'antenna, non ci servirà in futuro più il digitale terrestre. Adesso esce il DVB-2, abbiamo bisogno di decoder più, anche le TV avranno un decoder incorporato per il nuovo segnale standard digitale terrestre, servirà ancora l'antenna, ma in futuro tu hai accesso con le smart TV a tutti i servizi streaming delle applicazioni e ti apri una bella applicazione che si chiama TV e ti vedi tutti i canali che vuoi via internet. Chiaro, oggi l'antenna ti garantisce di non avere il buffering, la linea che salta. Certo, dobbiamo essere pronti ad avere una linea talmente stabile, come vi dicevo prima per il discorso del 4G fisso al posto della linea fissa. Quando le linee mobili o le linee adesso già quelle ADSL fisse e fibrotiche sono stabilissime, garantiranno come un'antenna che non c'è più problema di segnale, via le antenne. Via le antenne, e sui tetti non vedrai più, le case moderne saranno case con energie rinnovabili, verdi, pulite, che si faranno l'energia elettrica da solo con le macchine elettriche, case costruite in una settimana, smontabili e ricomponibili magari tra 500 anni. Figuriamoci se avranno ancora un'antenna sul tetto, ma cosa? Avrete una TV smart di ultimissima generazione che passa via tutto internet a velocità del 10G, adesso non lo so, anche a 4 gigabit per secondo. Quindi questo è l'inizio di un'evoluzione. Noi siamo già in un futuro tecnologico avanzato, ma che più vai avanti più diventerà avanzato, avanzato, avanzato. Per qualcuno un domani saremo la preistoria, e invece per qualcuno oggi noi siamo il futuro, noi siamo nello spazio in confronto a quelli di prima, e un domani saremo un po' noi quelli arretrati rispetto a quelli tra 200 anni cosa avranno in mano, no? Quindi sicuramente anche le antenne
sono destinate, tra virgolette, no, a essere, cioè oggi come oggi, se noi vogliamo ci apriamo un tablet, ci apriamo un PC portatile, che oramai anche i PC portatili hanno gli anni contati, il tablet ha soppiantato tutto, oramai ci sono certi PC portatili che voi vedete hanno tastiera e schermo removibile che diventa tablet, quindi siamo oramai a degli ibridi, il futuro è il tablet inglobato nel computer portatile. E al di là di questo, uno smartphone qualunque, come dicevo, iOS o Android, noi possiamo vedere tutto, Netflix, un film, sport in applicazioni varie, televisione con applicazioni anche gratuitamente, abbiamo chiaramente, se i canali in chiaro, senza problemi, tutti i canali esteri che vogliamo, tutto quello che c'è su una parabola, me lo vedo nello smartphone tra un minuto, no, è già superato, assolutamente le antenne non servono già più. Ovviamente il passaggio deve essere graduale, deve essere per le generazioni che vengono e ci deve essere un segnale internet stabile, completo, che in Italia ancora magari i wifi vari, le coperture fibre ottiche, sono delle zone magari meno abitate, i paesi in montagna, ma anche in un po' più fuori, che magari hanno ancora delle ADSL da 7 mega, non sono ancora pronti magari ad avere un segnale così stabile per avere, l'antenna serve ancora, ma piano piano, quando le zone saranno tutte coperte, nelle grandi città tolgo le antenne, nel paese più piccolo le tolgo 2 anni dopo, quando la copertura è in fibra ottica, oppure il 4,5G, il 5G, il 6G che mi arriva dalle BTS per gli smartphone, insomma il segnale mobile è perfetto e quindi posso vedermi la televisione tranquillamente senza l'antenna. Quindi come sarà un po' il futuro? Sarà senza antenne, sarà tutto in streaming, saranno servizi di sport, di film, di queste cose, a prezzi più contenuti, accessibili a tutti, televisori sempre più evoluti, con più applicazioni, con più memoria interna, quindi con hard disk più capienti per le applicazioni e soprattutto con schermi più, con risoluzioni sempre più ampie, ecco, perché non si fermeranno al 4K, andranno oltre, però queste poi sono, diciamo, cose più secondarie, no? La risoluzione più alta, più vedi bene, già in 4K abbiamo delle risoluzioni sbalorditive che può stare anche 20 anni ancora in 4K, che già ce lo godiamo alla grande, poi arriverà anche il 5K, il 6K, in Giappone già parlano di 7-8K, quindi sicuramente aumenterà ancora di più, però vabbè, poi andiamo, siamo talmente a una risoluzione elevata ormai nell'HD che non ci serve neanche passare subito a risoluzioni più alte, sono proprio delle quisquiglie in più che uno può avere. Più che altro ci serve perfezionare, secondo me il passaggio perfetto è perfezionare le reti internet al meglio, fisse, ma soprattutto le mobili che sono il futuro, per rendere stabile un segnale che sia parificabile a quello di un'antenna che abbiamo sopra il nostro amato tetto, o di una parabola che per me rimane una padella che oramai puoi usare per far da mangiare. No, a me non mi sono mai piaciute perché sono antiestetiche. Diciamo che erano il vecchio che ci permetteva di vedere canali anche stranieri, non le detesto, non ho un'antipatia per le parabole assolutamente, però hanno fatto il loro tempo. Sono sempre stato un secondo incomodo rispetto all'antenna tradizionale, poi è nato il digitale terrestre, ma secondo me anche l'antenna tradizionale ha fatto il loro tempo, il futuro chiama che tutto sarà nel ridurre ovviamente costi e produzione di materiali inutili, inutile mettere antenne sui tetti, le case del futuro non avranno le antenne sui tetti e di conseguenza diciamo che questa notizia di Sky apre un po' lo scenario, siccome era l'operatore, diciamo Sky, che aveva più antenne parabola, cioè funzionava tutto tramite parabola, se dovesse veramente togliere da un segnale forte che si va verso lo streaming futuro e basta. Detto questo, secondo me è una cosa positiva, ecco, il finale del video è per dire che secondo me è positivo avere comunque un segnale forte e stabile tramite internet, con più offerte, più scelta, più usabilità, accendo, sono già connesso, non ho bisogno che l'antenna va, non va, cioè avere antenne appese di qua e di là, purtroppo poi ci sono anche gente che lavora, cioè un antennista non è contento che spariscono le antenne, ma l'antennista verrà, il suo ruolo servirà per sistemare il decoder, per sistemare il servizio streaming che si dà, non è che verrà soppiantato quel tipo di lavoro, non è che verrà azzerato, verrà rimodulato. Chi lavora ai caselli autostradali, tra un po' di anni i caselli autostradali spariranno e si passerà, ovviamente passi già col telefono, ma immaginate se tra 100 anni c'è ancora il casellante, già sono spariti, sono tutti automatizzati, lo vedete. Il casellante lavorerà sempre per la società autostrade negli uffici, veramente, non è che viene licenziato, ma i caselli saranno, si pagherà un bollino come fanno già altri, ci saranno metodi più tecnologici dove si passa direttamente senza più fermarsi, cioè non esistono, il futuro è così, quindi dei lavori spariranno
e purtroppo qualcuno ci rimetterà proprio il lavoro, molti invece verranno rimessi a fare altri ruoli nelle stesse aziende, e quindi questo è un po' il discorso. Sicuramente l'importante è che porta una miglioria agli utenti, noi che paghiamo un prezzo inferiore abbiamo una tecnologia sempre migliore e più performante, e che nessuno ci rimetta il lavoro assolutamente, in qualche modo tutti devono avere un lavoro dignitoso e con uno stipendio che le permetta sempre di vivere e di arrivare alla fine del mese, ci mancherebbe altro, visto che oggi non è facile per nessuno, devo dire questo, e quindi giustamente così. Alle prossime da 4K Tech e da Paolo Guala, ciao e grazie come sempre, like e iscrizioni sempre gradite, ciao ragazzi!